Siamo all'Hotel River Chateau qui a Roma a Ponte Milvio, a margine del seminario che ha tenuto l'Associazione di Cultura Politica e il Cantiere, e sono qui in compagnia di un amico e di un socio dell'associazione, Andrea Marzoni, giovanissimo ventenne, che si è potuto concentrare molto sugli interventi di oggi prendendo appunti. Perché credo che questo seminario sulle riforme istituzionali, problemi e prospettive abbia avuto qualcosa da dire e anche di qualità. Tu che pensi? Sicuramente durante il seminario sono stati toccati dei temi specifici, è stata fatta una lettura molto tecnica di quali sono le caratteristiche di questa riforma elettorale. Ovviamente sono stati sia, ci sono stati dei discorsi che hanno posto sia gli aspetti positivi che i difetti probabili, plausibili di questa riforma. E soprattutto alla fine del seminario c'è stata anche una lettura, se vogliamo, non tecnica rispetto alle argomentazioni fatte in precedenza per cercare di capire, di comprendere una dimensione di insieme rispetto a quella che poi è la fondamentale base su cui effettivamente noi come associazione di cultura politica, il Cantiere, cerchiamo di promuovere una base culturale di rinnovamento. Un lessico che in qualche modo dia un'impronta diversa rispetto a una cultura passiva, ricettiva di tutto ciò che avviene nell'ambito politico. Infatti io direi che una cosa che mi ha colpito è che c'era proprio una discussione, cioè un dibattito anche tra idee diverse, e questo ha arricchito moltissimo, al di là poi se uno si sentiva più vicino a qualcuno o a qualcun altro. Queste diversità che si incontrano, dialogano, danno forza all'esempio della possibile costruzione, anzi direi la possibile coltivazione del nuovo possibile. Questa diversità, tu come la percepisci dentro il cantiere e come l'hai sentita in questo seminario sulla riforma istituzionale? Innanzitutto, i principi fondamentali su cui si basa l'associazione sono proprio, i principi della diversità, del confronto, che tengono conto delle storie, delle personalità specifiche che, appunto, vanno a convergere poi sulle discussioni, sulle argomentazioni, sui problemi. E in questo senso, avviene una crescita personale all'interno dell'associazione ed è, una crescita che va appunto a svilupparsi nel corso del tempo ed è appunto la cultura politica che poi si accresce nel contesto, la percezione diversa delle cose, sicuramente i diversi percorsi vanno a costruire il percorso dell'altro, quindi in questo senso il confronto stabilisce senza dubbio qualcosa di innovativo. Potremmo dire quasi di diverso rispetto al vecchio modo di partecipazione alla politica, di una politica che fondamentalmente non è più aperta a un contesto di apprendimento, di una lettura, se vogliamo, anche diversificata dei vari rapporti che non siano più rapporti di forza, perché di fatto i rapporti di forza stabiliscono una unilateralità del processo politico. Ma non sono i soli che possono in qualche modo contribuire a uno sviluppo di cultura politica e quindi in questo senso l'associazione si pone su un terreno altro. Senti, tu sei entrato in questo seminario con magari un approccio, una previsione. Ecco, oggi, dopo queste ore di discussione, di approfondimento del seminario del cantiere, come ti senti che ne sei uscito da questa tavola rotonda? Sicuramente dopo aver avuto l'opportunità di sentire anche persone che operano nelle istituzioni e quindi che dal di dentro ci danno magari una lettura diversa, ed è proprio questo l'aspetto caratteristico e specifico dello svolgimento del confronto all'interno dell'associazione, cioè avere l'opportunità di capire quella realtà che molto spesso viene vista e appunto in maniera superficiale da chi percepisce la politica dall'esterno,
E quindi è sicuramente un modo alternativo per comprendere meglio i meccanismi, la natura di certi meccanismi, e non essere critici in maniera decostruttiva, ma finalmente apprendere che nel momento in cui avviene una critica è possibile farla per costruire qualcosa di veramente alternativo e possibile. Più che alternativo direi di alterità. Alterità, no. Un'alterità, esatto. Un'alterità. Allora cercheremo di costruire questa alterità insieme a Andrea Marzoni, a tutti i soci del cantiere. È stata una serata, un pomeriggio, penso, di grande livello e di grande partecipazione, sia emotiva sia cognitiva. E quindi salutiamo Liberi.tv Gianni Colacione, ringraziamo ancora l'hotel River Chateau qui a Ponte Milvio, e l'ultima battuta e salutiamo. Che dire, l'ultima battuta in qualche modo dovrebbe concludere la discussione. Speriamo che la partecipazione nell'ambito associativo sia sempre più vigorosa, perché in qualche modo l'associazione si accresce delle esperienze altrui, e soprattutto noi stessi ci accresciamo delle esperienze degli altri. Quindi ben venga la molteplicità di opinioni che rafforzano il confronto e rafforzano soprattutto il senso di convivialità tra coloro che sono interessati a un reale cambiamento politico. Grazie a tutti. Bravo. Thank you.